stagione è alle porte per la sezione AIA di Arezzo, che quest'anno ha ricevuto anche in premio la promozione di alcuni assistenti e arbitri nei campionati di Serie B e Serie A. Nello specifico Lorenzo Gori esordirà in Torino Sassuolo in Serie A come assistente, Niccolò Pagliardini in Serie B in Cittadella Ascoli e Marco Scatragli in Serie B in Virtus Entella Perugia. La sezione è pronta ad iniziare, noi abbiamo già avuto i raduni nazionali degli arbitri che sono a disposizione della CAN A, CAN B, CAN C, CAN D e CAI, abbiamo coperto tutto il territorio nazionale e partiamo l'8, il 9 e il 10 settembre con i raduni sezionali. Abbiamo già in corso la preparazione atletica al massimo, i raduni sezionali sono, quest'anno li facciamo presso il centro tennis di Caprese Michelangelo, sono 63 ragazzi giovani sotto i 24 anni invitati e abbiamo sponsor Ubi Banca che ha contribuito alla riuscita di questa manifestazione e siamo veramente soddisfatti per quanto riguarda per ora l'organizzazione e anche le adesioni che già i ragazzi hanno dato. Lorenzo Gori è solo una delle promozioni che sono avvenute nel giro di qualche settimana all'interno della sezione AIA di Arezzo. Quali sono gli altri arbitri e assistenti che sono stati promossi? Sì, Lorenzo Gori è ovviamente la punta di diamante perché praticamente fa parte dell'organico della CAN e da ora in poi sarà solo e esclusivamente in Serie A e probabilmente ci auguriamo presto, le qualità ci sono, di puntare anche a livello internazionale. Altri due ragazzi in Serie B, Marco Scatragli promosso direttamente dal ruolo di assistente CAN Pro e Niccolò Pagliardini che dopo aver sfiorato per un pelo la promozione come arbitro in CAN B ha superato brillantemente il corso di qualificazione e ora farà l'assistente. In Serie C abbiamo avuto un osservatore che è Ciro Camerota. In Serie D abbiamo avuto un arbitro, Luigi Borriello e un osservatore Massimiliano Bruni, un altro arbitro alla CAI, Lorenzo Maccarini. Nelle orme tracciate da Sauro, poi da Simone Iandai, Ciro Camerota, tocca a me. Vediamo di far bene. Domenica Torino insieme a Mazzoleni, vediamo un po' di cominciare bene la stagione.